Il signor Lee. Sì? Peter, sono Martin Lee. Volevo solo dirti che ci serve altro tempo per la festa di May. Temo che il fattorino con la torta sia bloccato nel traffico. Oh, nessun problema. Mi avvisi quando è pronto, la raggiungerò subito. Perfetto, a dopo. Perfetto, ho qualche minuto libero. Vediamo cosa succede in città. Agenti, rispondete. Segnalata rapina a mano armata. Agenti disponibili, convergere su Bryant, passo. Salve, signor Magins. Grazie per l'affitto. Signor Parker, questo è il mio terzo e ultimo avvertimento. La procedura di sfratto. Aspetti, aspetti, mi pagheranno tra qualche giorno, posso... Ah. La procedura di sfratto sarà avviata venerdì. Bene. A meno che non paghi l'affitto entro sera. Buona giornata. Sì, buona giornata. Signor Lee? Peter, siamo pronti per la festa. Vieni quando vuoi. Bene, arrivo subito. Speravo che i reati diminuissero con l'arresto di Fisk. Che inguaribile ottimista. Farò bene a sparire prima dell'arrivo della polizia. Una rapina. Chi vuole una foto? Sistemati e vissero tutti felici e contenti.
Il capitano Watanabe mi ha dato il suo numero dopo aver capito che poteva fidarsi di me. Sta rischiando grosso. Se scoprissero che mi aiuta, perderebbe il posto. Dove ho lasciato la borsa? 207, rapimento segnalato. L'agente più vicino risponda. Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Ehi, Peter. Ehi, come procede la partita? Come vuoi che vada? Sto vincendo. Fargli il test per la demenza, Pete, perché lo sto stracciando. Beh, l'importante è divertirsi, no? Ah, mi diverto un mondo a bastonarlo. Nei tuoi sogni, svitata. Vuoi giocare, Pete? Nocciolina che vince. No. La posta è troppo alta per me. Continuate pure. Ehi, Peter. Tutto ok? Beh, passavo di qui. Ehi, Martin. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter,
Sei nei guai, forse? Ti servono soldi? No, no, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, 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 sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme. Lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow! Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmelo. Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori. Un messaggio di Yuri. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare, con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere! Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Sono andato in laboratorio, scusa. Non devi scusarti. Quello che hai detto significa molto per me. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanch'io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Zia May, io non so cosa dire. Il signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, May. Avviso a tutte le unità. Abbiamo un'aggressione in corso. Richiesti agenti a Central Park. Alla caserma dei pompieri nel West Side.